Buongiorno a tutti. Sempre Forza Foggia fino alla fine. Foggia Piceno. Bellissima partita. Intanto ci prendiamo il nostro caffè. Inutile che ve lo dico, il caffè une. Ti gusti questo caffè perché vedere una bella partita, dimostrare questi giocatori nel campo, fare un bel gioco e vincere non è facile. Adesso si comincia a vedere il Foggia, la voglia di giocare, che è importante. Adesso vediamo un altro Foggia che gioca da spettacolo e vince. E fa divertire i tifosi. Adesso è un altro Foggia. Che Vudica fa? È il top. Ah, è troppo buono. Il caffè è troppo buono. Di quello buono, però. Un bellissimo Foggia. Oggi diciamo che questa partita la potevamo vincere 4-0 e 5-0 con il PC. Perché 3-4 occasioni il portiere dell'avversario ha saputo chiudere bene gli specchi della porta, di cui non fare in modo che, di subire gol. Perché il terzo poteva uscire quando stava il giocatore che teneva dietro, l'avversario dietro e lui stava in avanti. Nell'incursione verso la porta, il portiere ha saputo chiudere bene gli spazi. Nell'area, due o tre azioni coordinati, ha saputo anche chiudere bene gli spazi. E poi, giustamente, come all'inizio sono arrivati i due gol. Poi bravo il giocatore con la maglia sotto gli spalti, fa vedere la maglia al suo giocatore che era infortunato, per rispetto, che onorava il ruolo che stava facendo, perché alcuni giocatori abbiamo dei giocatori infortunati che volevano stare nel campo, di cui vedi già la voglia che volevano giocare, sono infortunati e non li va giù, che non possono dare il meglio, lo spettacolo e giocare, vedi, è buono, vuol dire che il gruppo c'è, e quando c'è il gruppo vuol dire che adesso abbiamo un Foggia, giocatore, abbiamo una squadra, di cui fa onore questo. Giocatori che dagli infortuni entrano, come Di Noia, che non era il suo ruolo, però ha fatto una bella partita, di cui gli aspetti di questo gruppo si sono visti. Questi giocatori sono più da questi nuovi arrivi, di cui è quelli che avevamo, che si è formato un bel gruppo. Un gruppo che in campo vediamo molto bene, adesso vediamo molto bene, a prescindere quello con il Benevento, che quella fermata, insomma, che la palla non è voluta entrare, però abbiamo ripreso subito a vincere, di cui stiamo venendo da un andamento di questo ritorno molto positivo, di cui da gennaio adesso, dai nuovi arrivi, si è formato un bel gruppo e si vede. È come stare in famiglia e questo è buono, di cui questo gruppo ha fatto sentire i nuovi arrivi a casa loro, quelli che già c'erano, di cui adesso si è formato un bel gruppo, un bel gruppo di giocatori che nel campo sono molto coordinati. E sul secondo gol si è visto un passaggio, un
diagonale fa due giocatori in aria, micidiale che uscì il secondo gol. Passaggio su passaggio, uno schema di gioco micidiale, di cui bellissimi il secondo gol, come anche il primo gol, eh. E potevano uscire degli altri, però il portiere è stato bravo che ha chiuso bene lo schema della porta. Se no, oggi potevamo vincere 4-0, 5-0. Una bella partita, ottimo, soddisfatto pienamente perché adesso ho visto veramente un bel gioco in campo, ho visto uno schema di gioco che applicavano i giocatori che è stato, che ci hanno solo goduto questa bella partita, vedere di giocare nell'area avversaria, adottare dei giochi di schema insomma molto buoni, diagonali, dei giochi di diagonali sulla linea destra e sulla linea sinistra, a fare l'escursione in aria con velocità, passaggi lunghi sulla porta, giochi di bellissimo, bellissimo. È stato ottimo vedere questo foggio. Vedere questi giocatori che adottano un tipo di gioco in campo che oggi abbiamo visto molto bene, positivo. Partendo al centrocampo, andare in aria e applicare giochi di schema, molto buono. Cose che dovevamo vedere dall'inizio di campionato. Invece stiamo vedendo adesso che seguono molto alla lettera. Da parte del mister stiamo vedendo il suo gioco, quello che mette in campo questi giocatori, la preparazione che fanno. A volte quando manca l'allenatore ci sono i suoi addetti, che fanno anche ottimo lavoro quando l'allenatore non c'è, che manca l'allenatore. Durante la settimana adottano degli schemi che vedono un tipo di gioco che devono affrontare verso l'avversario, di cui oggi abbiamo visto un bel foggio. Ho visto delle azioni da gol molto buoni, ottimi, di cui ho visto un bel gruppo di giocatori che adesso abbiamo proprio un gruppo, abbiamo proprio dei giocatori in campo. Stata una bella partita. Primo e secondo tempo siamo stati proprio micidiali, eh. Ho visto delle azioni da gol nell'area avversaria, ma che io pensavo, ma questo è nato gol, questo è nato gol. Cioè, azioni da gol bellissime. Poi ho visto un coordinamento fra un giocatore e l'altro. Somigliava che si leggevano nei pensieri, nel pensiero. Ottimo, è andato proprio bene, bene, bene. Bellissima vittoria. 2-0, 3 punti che servono nella classifica. Adesso non guardiamo avanti. Adesso dobbiamo guardare chi abbiamo dietro e vincere, di cui fine d'aprile abbiamo delle belle partite da fare, fine d'aprile, di cui cerchiamo di continuare perché insomma finire questo campionato dobbiamo accumulare più punti possibili. Se giochiamo così e come abbiamo visto, faremo tanti punti, credo che la salvezza ci salveremo con dignità e in ritorno ci stiamo togliendo un po' di sassolini con tante squadre che all'andata non siamo stati degni. Adesso abbiamo un bel gruppo, dei giocatori veramente che danno tutto,
vediamo un gioco bellissimo in campo, guardiamo proprio un gruppo di giocatori che seguono l'indicazione del mister e fanno il lavoro che devono fare. E nei spogliatoi sono come una famiglia. E questo è importante perché l'abbiamo visto anche persone che sono infortunati, che fanno i ruoli che non dovrebbero fare e si adattano a fare ruoli. E ci sono alcuni giocatori che abbiamo visto in campo che il mister rientro nei loro infortuni che erano, hanno fatto ruoli e hanno fatto delle belle prestazioni. Non è male. Andare sotto la curva, sotto gli spalti, il suo amico che era infortunato e ci dispiace che non stava in campo, di cui questo vuol dire che il gruppo c'è, è buono, perché così vuol dire che i giocatori che vanno in campo adesso vanno per vincere, per farci giocare, per far vedere il loro gioco, per farci divertire e per vincere. E poi vediamo giocatori che segnano e sentono questo boato, che insomma si trovano confusi, ma è tutta un'altra storia. Vedendo lo stadio, non dico, insomma, ottimo, diciamo, i giocatori che, i tifosi che erano, però giocatori che hanno fatto il gol, se sentivano lo stadio quando è pieno, è tutta un'altra storia. Però giustamente il tifoso adesso deve cominciare a avere fiducia, perché adesso abbiamo un bel gruppo, una bella squadra, e devono cominciare ad andare allo stadio, far sentire la loro presenza, perché è importante per questo gruppo, perché adesso abbiamo un gruppo di giocatori, si chiama Foggia, e ci fa divertire e vincere, di cui adesso abbiamo proprio un gruppo di giocatori. Poi, una volta disse Zeman in sala stampa che questi giornalisti si azzorano e se ne andarono. Di cui sempre gli stessi giornalisti, sempre le stesse. E infatti non cambiamo nulla. Questi giornalisti non hanno niente da fare, una domande serie sul tipo di gioco, sulle azioni da gol, le azioni che hanno coordinato, i gol che sono, lo schema, l'azione dopo che è stato coordinato e che non è riuscito ad andare in porta, i ruoli di gioco che alcuni adottano che non sono i loro, il gruppo, cioè, fanno solo domande stupide. Domande deficienti, domande che non hanno significato, non hanno senso. Ha ragione se questi giornalisti io non li facevo neanche entrare. Questi non sono io, questi sono cialtroni e si definiscono giornalisti. Fanno sempre domande sceme che non hanno né un principio e né una fine. Domande stupide. E vengono chiamati giornalisti. Comunque, bellissima vittoria. Complimenti al nostro Foggia. Adesso abbiamo una squadra. Bellissimo. Sempre Fossa Foggia, fino alla fine, fino alla morte.